passaggi. Il primo, quello di registrare nella vostra rubrica il seguente numero, 334-7552-741. Nel secondo passaggio basta inviare un messaggio WhatsApp a questo numero con scritto in maiuscolo Nuvola On. Il terzo passaggio prevede l'invio da parte di Nuvola TV di un messaggio di conferma entro 10-15 minuti. Dopodiché il servizio sarà attivo e le news arriveranno in tempo reale sul vostro smartphone direttamente da Nuvola TV. Forse volendo cercare una notizia, solo questa può essere. Ma sì, è stata una grande partita su tutti e due i fronti. Si sa che in queste partite, soprattutto che si definiscono derby, le squadre in campo mettono sempre qualcosa in più per portarsi i tre punti a casa, trovare l'agonismo al 100%, a maggior ragione che sia un derby e quindi c'è molta rivalità tra le due squadre. Quindi si mette in campo tutto ciò che sia nelle proprie qualità e si mette in campo per portare i tre punti a casa, quindi lo sapevamo e ci aspettavamo una partita dura su tutti gli aspetti. Quali sono state le difficoltà che avete incontrato nel primo tempo? Perché abbiamo visto un Ischia forse un po' al di sotto di quelle che sono le aspettative, o forse le nostre aspettative sono troppo grandi, Gigio? Ma guarda, assolutamente no, noi il primo tempo abbiamo iniziato benissimo, poi ci sono varie situazioni di gioco che comunque ti comportano un attimo a calare, però la concentrazione c'è sempre stata durante la gara, anche nel primo tempo. Poi si sa, quando si prende gol probabilmente si cala un po' di intensità, ma non è il caso nostro perché noi cerchiamo sempre appunto di dare il 100% e di affrontare le gare al meglio delle possibilità e proprio a maggior ragione quando si prende gol di raddoppiare le forze che si hanno per portare i tre punti a casa. A maggior ragione che siamo l'Ischia e quindi cerchiamo proprio il fatto che dobbiamo portarci partita dopo partita i tre punti a casa perché che vogliamo raggiungere gli obiettivi che ci sono sicuramente, quindi qualsiasi siano le difficoltà noi le dobbiamo scavalcare senza alcun motivo. Ma mister Peppe Bilone Monti, nell'intervallo che cosa vi ha detto tra primo e secondo tempo? Perché abbiamo visto un Ischia trasformata, almeno a noi dalla tribuna questa è stata la sensazione. No, ma niente, ha detto che comunque avrebbe effettuato qualche cambio qualcuno subito alla ripresa, come abbiamo visto che è entrato la nostra punta aggiunta Gerardo Rubino, si è spostato a 3-5-2 proprio per sfruttare le due punte, le nostre due grandi punte che sono Gerardo Rubino e soprattutto Gianluca Saurino, che sono dei grandi punti di riferimento questi due punti che abbiamo. Noi abbiamo grande fiducia in loro. Poi a me ha detto comunque di dare il 100%. Io qualora vengo chiamato sempre in causa, come si è visto, come avete notato, metto tutte le mie capacità a disposizione per la squadra, per l'allenatore, per tutti. Ecco, effettivamente sei entrato anche tu nella ripresa, anche tu hai contribuito a dare il cambio di passo all'Ischia. Hai grande qualità, hai velocità, chiaramente mister Monti sfrutta tutte queste doti nel secondo tempo quando le squadre avversarie sono un po' più stanche, per cui risalta ancora di più la tua qualità, risalta ancora di più la tua velocità. Ti chiedo, ma a te non sta un po' stretto questo ruolo di dover entrare sempre a gara in corso? Ma guarda, questa domanda sono da 2 anni a questa parte che mi viene ripetuta quasi sempre che vengo chiamato in conferenza. E figurati chi è che non vorrebbe giocare da titolare, soprattutto con la maglia dell'Ischia. Purtroppo gli spazi ci sono per tutti, abbiamo una grande rosa e cerchiamo proprio di accontentarci tutti e far sì, prima di tutto accontentarci e far sì che vada bene tutta la nostra rosa, anche se peggiamo, anche se perdiamo, anche se non veniamo chiamati in causa. Noi cerchiamo comunque sempre di alzare il morale di tutta la squadra. Ora che io giochi titolare, che io giochi entri, comunque tutti vorrebbero una maglia da titolare, soprattutto con l'Ischia, ripeto. Però ci accontentiamo, ripeto così. E io qualora vengo chiamato in causa, come avete ben notato, metto sempre la mia voglia in campo. L'ultima per me, senza nulla togliere a Brano e Dal Forio, che hanno giocato due ottime partite tra la prima giornata è oggi, però la settimana prossima c'è il pianura, adesso vi godete chiaramente questa bella vittoria, però la prossima gara si inizia a fare sul serio, se così posso dire. Ma sì, andiamo incontro a una grande squadra senza nulla togliere al Barano e al Forio e rincontreremo il pianura dove abbiamo affrontato due bellissime gare nel girone, nel campionato di promozione l'anno scorso, quindi affronteremo comunque una grande squadra, una ottima rosa.
e cercheremo di dare il 1000%, non il 100%, il 1000% di portare un grande risultato a quello al Simpatia di Pianura. Grazie. Prego. Gigio Trani, abbiamo ascoltato Gigio Trani, chiedo alla regia qualche informazione se siamo in diretta oppure se devo, se possiamo fare una piccola sosta. C'era Flavio Leo qui da queste parti, lo abbiamo visto, io chiedo scusa agli amici da casa se mi volto, Flavio Leo era qui da queste parti, ecco, si è un attimino allontanato per poter scambiare un commento post gara con le persone, non tantissime, quelle che sono qui. Ricordo che la partita si è giocata a porte chiuse. Avete dunque ascoltato, amici da casa, le impressioni di Gigio Trani, che è subentrato dalla panchina ed ha collaborato al cambio di passo per l'Ischia. Noi tra poco stiamo aspettando mister Flavio Leo, andremo a fare i complimenti al Real Forio per la gara giocata quest'oggi. Intanto mi arrivano aggiornamenti dal Don Luigi Di Giorgio, vedete i colleghi Simone Vicidomini e Giovanni Sasso che grazie alla tecnologia stanno seguendo quello che succede al Di Giorgio. Brano che è sotto per 5-1 col Napoli United. Mister Flavio Leo, sembra di essere tornati alla settimana scorsa, ecco, mettiti al centro così possiamo registrare l'intervista tutti assieme. Mister Flavio Leo, sembra di essere tornati alla settimana scorsa, i complimenti per una partita attenta, una partita ordinata, giocata soprattutto nel primo tempo con grande attenzione, grande voglia dal tuo Real Forio, però ancora una volta si porta a casa nulla. Ma guarda, c'è rammarico perché comunque credo che alla fine, come domenica scorsa, c'è un risultato pesante. Non credo che sia questo il divario a livello di risultato tra due formazioni. È chiaro che abbiamo affrontato una squadra che, detto chiaramente, è una corazzata. Abbiamo tenuto bene il primo tempo e questo è un motivo di grande orgoglio da parte mia, da parte nostra, perché comunque abbiamo tenuto bene il campo. Poi sempre errori individuali ci penalizzano, siamo stati bravi comunque a crederci e a portare a pareggiare la partita. Poi al secondo tempo è venuta fuori l'Ischia, siamo venuti forse meno anche noi. Credo che ci sia un problema di base dove la squadra, soprattutto in difficoltà, parla troppo. Infatti io sempre sull'atteggiamento mentale, come dicevo la settimana scorsa, mi lamento, perché io vorrei che ci fosse una crescita proprio mentale per una squadra che comunque, anche se giovane, secondo me può dire e può fare delle ottime cose. Le ottime cose le sta facendo, però poi manca sempre qualcosina. Alle volte ho la sensazione, che mi riferisco ad alcuni giocatori, è come se giocano bene ma poi all'improvviso spengono la lampadina e commettono delle banalità che magari non avrebbero commesso neppure 5 minuti prima. Ma questo è proprio riferito al concetto, all'atteggiamento mentale. Secondo me un giocatore cresce, un calciatore cresce proprio quando arriva anche nelle difficoltà a mantenere un determinato equilibrio, sta lì in campo anche in difficoltà, riesce a non fare errori banali, oppure si lascia andare a determinati atteggiamenti anche antipatici, perché comunque io credo che il calcio è bello anche e soprattutto perché è un gioco maschio, le botte si danno, si prendono, botte chiaramente intese come contrasti, però non stiamo sempre là a parlare, sempre a lamentarci. Io credo che per l'ennesima volta abbiamo dimostrato a tratti un buon calcio, comunque una buona stare bene in campo in determinate situazioni, però poi molliamo e ci perdiamo veramente in un bicchiere d'acqua. Ma guarda, l'Ischia secondo me primo tempo, o forse anche grazie al nostro lavoro, comunque era un po' tesa, poi si è liberata dopo il secondo gol. Non mi va neanche come domenica scorsa, magari rigore a favore e prendiamo gol su un'azione successiva. Qui mi sembrava stessa cosa sull'1-1, fallo laterale a favore nostro, l'arbitro invece la dà, con Guardialine che comunque lo dà a favore nostro, l'arbitro lo concede all'Ischia e prendiamo gol. Da quel momento là chiaramente siamo crollati. Io credo che l'Ischia chiaramente sia un'ottima squadra, punterà sicuramente a vincere il girone e il campionato, ha delle individualità veramente importanti e credo che, a parte il primo tempo, poi dopo è venuta fuori la grande chiaramente. Mister, volevo chiederle una cosa, indubbiamente il primo tempo è stato equilibrato, ha giocato con grande dignità il Forio, mantenendo bene il campo e chiudendo gli spazi, ma lei ha parlato
lei ha parlato di errore individuale, la squadra del Furia è molto giovane e questo è in dubbio, però gli errori individuali mi sembra che sono venuti da qualche persona più esperta, e la cosa buffa è che uno come Capuano, un giocatore che dovrebbe essere un punto di riferimento, mi sembra che è venuto meno in due o tre circostanze e mi è sembrato anche abbastanza anarchico nel stare in campo, a volte si è spinto perfino in attacco rimanendo sguarnita la difesa. Ma io personalmente con Alfredo stiamo facendo un lavoro importante, proprio un lavoro di linea, e chiaramente ci possono essere degli errori, come ho sempre detto, come anche domenica scorsa, gli errori si possono migliorare, il problema, ripeto, è sempre sull'atteggiamento. Alfredo durante la settimana è un ragazzo che comunque ci dà una grossa mano, poi magari un po' l'emozione o comunque voler far vedere anche ai suoi ex compagni, alla società, di poter anche lui poter stare in questo contesto, magari per fare molto poi dopo si può sbagliare in maniera superficiale e questo poi chiaramente penalizza tutto il lavoro, però non mi va neanche di condannarlo in maniera, come dire, così forte. Ci sono degli errori, però devo dire errori banali, perché comunque una palla lì non si tiene, comunque non si porta, soprattutto sull'aggressione di un attaccante come Saurino, che è di grande esperienza. Ecco, visto che siamo in diretta, noi durante la telecronaca abbiamo vissuto qualche momento di preoccupazione, l'ambulanza per Luca Di Spigna, che cosa è successo e come sta? Ma Luca ha preso un pestone bello importante, ha avuto 11 punti sulla mano, quindi diciamo che anche là è cominciata la partita in maniera già per noi un pochettino in salita, però devo dire che anche chi è entrato ha fatto il suo. Siamo crollati soltanto un pochettino nel secondo tempo, però ripeto, giocare contro una squadra che comunque mantiene determinati ritmi e comunque mantiene un gioco importante, alla fine ci sta che comunque... Mister, poi... un flash, nel presentare la partita ho parlato di tanti ex e mi sono soffermato proprio sulla tua esperienza in maglia giallo-blu. Adesso è chiaro che sappiamo l'album dei ricordi e siamo qui fino al prossimo Natale. Ti chiedo a bruciapelo, il primo ricordo che ti viene in mente quando metti piede in questo campo qual è? Ma guarda, il primo ricordo purtroppo non è positivo, perché io ho lasciato, l'ultima volta che sono stato qui l'ho lasciato con il mio infortunio, dove poi è finito tutto, però oggi chiedevo se tu portassi nel cuore qualche altro momento. Dicendo sì, assolutamente, io sono entrato qui e ho respirato una sensazione fortissima, cioè non ti nascondo che ho trattenuto anche un po' le lacrime, perché comunque questo campo mi ha dato tanto, mi ha consacrato come calciatore e potevamo insieme, potevo da solo ed insieme ambire a qualcosa di più importante, però le emozioni che mi ha dato questo campo insieme ai tifosi è stata incredibile, e questa, ripeto, per me tornare oggi qui è stato un colpo al cuore. Grazie a mister Flavio Leo, al quale rinnovo i complimenti. So che in classifica i complimenti a nulla valgono, però sono doverosi, visto che Real Foggio ha giocato due buone gare, sia sabato scorso con il Napoli United che oggi con l'Ischia Isola Verde. Grazie dunque mister Flavio Leo, possiamo favorire la telecamera anche a Nicola Di Meglio, che ci ha raggiunto nel frattempo, ha fatto la doccia a tempo record. Nicola, se ti metti qui puoi passarmi anche davanti, nonostante i gesti che mi hai fatto poco fa. Buonasera a tutti. Allora, partiamo, il gol è stato bello, soprattutto importante perché di fatto ha chiuso la partita. Io partirei però da quell'esultanza, quasi alla mai dire gol, quasi alla dire mamma non ci credo. Purtroppo è importante per me, è stato molto importante fare quel gol, perché come se nessuno sapesse cosa significa per me veramente un gol, quanto mi serviva per sbloccarmi mentalmente, e quindi è stata un'emozione quasi incontenibile. Quindi è qualcosa che non mi aspettavo forse oggi, perché era una partita comunque... Però spiegacelo, perché sai, tu ricopri un ruolo, lo fai con grande personalità, con grande carattere, come ho detto in telecronaca, nonostante la tua giovane età, però in genere il gol è il piatto preferito dell'attaccante, e da te mi aspettavo dire un recupero palla, un gol salvato, decisivo, mi avrebbe portato a un entusiasmo, invece tu cercavi proprio il gol, come mai? Perché proprio come hai detto tu, il mio ruolo principalmente è quello di smistare, recuperare palle, quindi... Per la fascia di campo che ricopro è quasi difficile fare gol e andare forse qualche volta al tiro, però riuscirci non è sempre detto, quindi per questo è stato inaspettato e bellissimo. Senti, ma il collega Giovanni Sasso ci diceva in telecronaca di averti preannunciato, aver previsto il tuo gol. Esattamente, esattamente.
Bene, è stato un ottimo profeta dunque il collega Giovanni Sasso. Dobbiamo cambiare maglia, numero Mister Monti, forse la 7 te la senti un poco più larga addosso. Non sono scaramantico, per me il numero non conta così tanto, conta la prestazione, potevo fare stesso meglio io nonostante il gol perché è stato oggettivo, quindi la partita si poteva mettere meglio dai primi minuti, quindi a prescindere dal gol, a prescindere dal numero, potevamo fare lo stesso meglio, contenti lo stesso. Ma siamo tutti un po' severi se diciamo che quest'Ischia può sorridere a metà, perché il primo tempo diciamo non è stato poi dei più brillanti, se vogliamo. Diciamo che il Forio comunque ha preparato un'ottima partita, ha saputo giocare sui nostri punti più forti quali Gianluca, l'hanno tenuto stretto ed è stato chiaro, però diciamo che quando la partita si è messa sul punto giusto abbiamo dimostrato di saper giocare bene la palla. Bene, avete saputo giocare bene la palla, ti chiedo, adesso arriva il Pianura, si inizia a fare sul serio, questo senza nulla togliere a Baraner e al Forio che hanno giocato due signore gare contro l'Ischia. Ma un Ischia a metà può essere sufficiente per continuare a volare anche contro avversari così blasonate? Assolutamente, partita dopo partita cerchiamo di migliorarci, però dobbiamo considerare anche per esempio oggi che il Forio non ha avuto tante occasioni e che quindi la partita è stata sempre gestita da noi. Prescindere dal rigore che purtroppo può capitare nell'area, non possiamo farci nulla. Ma c'era? Perché Biloncino l'ho visto abbastanza convinto di avere la mano attaccata al corpo. Io purtroppo non sono in grado di darti una risposta, credo di no, almeno da quanto hanno detto i miei compagni, però se l'ha fischiato purtroppo è andata così. Dicevo in telecronaca che sei cresciuto tantissimo nel corso di questa pur breve esperienza nell'Ischia, se riguardiamo a 2 anni fa, oggi vedo un giocatore che in campo ci gioca un carattere, prova la conclusione, vuole segnare, che non si spaventa dinanzi a nulla, un giocatore che nonostante la giovane età gioca con carattere. È difficile, me ne rendo conto dalla mia risposta, ma quanto sei cresciuto in questo periodo? Purtroppo col passare del tempo mi sono reso conto che non dovevo più fare l'under, ma cercare di dare qualcosa in più per la squadra, non essere uno degli 11, ma cercare di portare la squadra alla vittoria nonostante l'età, perché alla fine giochiamo in 11. Quindi se posso dare qualcosa io in più alla squadra, come qualunque altro under, può essere solo un punto a favore per la squadra e per questo mini campionato. Grazie e complimenti a Nicola Di Meglio, autore del terzo gol dell'Ischia, gol importante, gol decisivo perché di fatto ha portato il gialloblu sul doppio vantaggio. Ci ha raggiunto nel frattempo mister Giuseppe Monti. Allora mister, congratulazioni per la vittoria, un 4-1, ma sapendo come tu sei esigente ti chiedo subito, ti ha soddisfatto la prestazione di quest'oggi? No, diciamo soddisfatto no, ma non perché mi aspettavo la partita in un certo modo, visto gli striscioni, un po' il derby, 40 anni, ognuno ci teneva a fare bella figura, parlo anche del Forio, spazi ristretti. Non mi è piaciuta la cosa, quella frenesia di chi deve vincere per forza e praticamente non riesce a stare tranquillo nel far girare palla e poi nel cercare la giocata come è successo dopo al risultato acquisito, perché poi al risultato acquisito ognuno tic tac da me a te la giravano, la muovevano e insomma è quello che non... Però ci eppure sta, sembrerebbe un limite di una squadra giovane, invece se vogliamo l'Ischia ha calciatori importanti. No, ma quella non è la questione di una squadra giovane, noi l'anno prossimo se ci sto ancora io prenderemo un mental coach. E quindi vediamo di risolvere anche questo problema. Ma perché l'Ischia è debole caratterialmente, mister? No, mental coach alla Giametta che deve praticamente come dire, incutere tranquillità, deve la partita di calcio per me deve essere anche un divertimento, divertirsi a fare la partita, perché durante la settimana si cerca di prepararci per la gara, quindi già molte volte tu gli rompi le scatole provando, facendo delle cose che poi delle volte in partita o molte volte vengono disattese da questa preoccupazione, frenesia, bisogna sbloccare il risultato a tutti i costi, la giocata viene male, c'è poca fluidità di manovra, specialmente quando una squadra si mette tutti dietro. Però io mi aspettavo che insomma potesse essere così la partita. E anche altre partite sicuramente avremo dei problemi, però sono sempre
contento quando la squadra poi acquisisce il risultato, cioè porta a casa i tre punti e lo fa diciamo anche con quei ragazzi che sono entrati, sono subito entrati in partita, hanno dato un grande contributo, si è subito messa la partita come volevamo dopo il 2-1 e quindi là diciamo che la squadra mi è piaciuta. Mo anche perché Rischia quando ha aumentato l'intensità, quando ha messo pressione al Furio, l'ha messa in grande difficoltà nella ripresa. Infatti poi quello si dirà, c'è chi dice che poi noi il secondo tempo la squadra è calata, allora Rischia non è calata, ha trovato cose, non è così. La squadra quando diciamo, ha giocato più tranquilla ha dimostrato di essere una squadra forte come in tante altre occasioni. So benissimo, ripeto, che in queste partite ci può essere questo tipo di problemi, ma a me non preoccupava il fatto che il primo tempo si sia chiuso 1-1, perché poi secondo me questa è la seconda pure col Procida successa l'anno scorso. Cioè, il rigore non c'era, mister. Cioè, braccio attaccato al corpo, poi io sto così, no? Sto così, mi colpisce il pallone, il braccio è lungo. Per regolamento non è mai rigore, il braccio è lungo. Cioè non lo posso tagliare, io ce l'ho così. E questo dico. Poi c'è sta che, come dire, ti nervosisci perché uno si butta a terra, uno perde tempo, ogni volta che tocchi uno il grido arriva sopra le tribune. Queste sono cose, diciamo, che brutte così, non è lealtà sportiva, non è calcio, non e ha fatto anche questo, diciamo. Ma mister Monte si sta riferendo anche al Real Furio rimasto spesso giù quando si era 1-1. Sì, su queste situazioni qua che poi tu ti innervosisci perché tu devi vincere per forza e c'è stato tutto questo tipo di problemi che non hanno permesso, insomma non è una cosa sola che non ha permesso diciamo alla squadra nel primo tempo di esprimersi sotto certi aspetti, però ripeto, sono contento perché quando hanno acquisito il risultato, stavamo vincendo, la squadra si è espressa come doveva, ha trovato qualche spazio, ha fatto girare palla, ha creato qualche altro gol, poteva con scelte diverse fare ancora qualche gol. Mister, questo non è un limite caratteriale, scusi, se la squadra una volta sbloccata il risultato riesce a giocare significa che evidentemente quando non è tranquilla non riesce caratterialmente a fare quello che potrebbe fare. Inoltre ho la sensazione che ci siano troppi solisti in questa sua squadra, no? No, una questione di solisti, è qualcuno che comunque non sta logicamente ancora come potrebbe perché per varie vicissitudini, ripeto, qualcuno si è nervosito, poi limiti caratteriali, non lo so, chiamali come vuoi. A me giustamente non piace quando succede così. Però c'è sta squadra, ho molti componenti, perché qualcuno è arrivato quest'anno. E questo è da, se non vado errato, sarà da 30 partite che ne hanno persa una con 3 rigori sbagliati in quella partita. Quindi onestamente per me questi ragazzi vanno solo elogiati sotto tutti gli aspetti. Ma Filippo ha avuto questo problema, se non vado errato, alla caviglia mi sembra. Ho visto che c'aveva la gamba. No, lui va sempre a fine allenamento, a fine gara, mette sempre le gambe nell'acqua fredda, quindi mi sembra la caviglia. Poi valuteremo, diciamo, lunedì che riprenderemo ad allenarci. Attualmente non so se è un danno più serio, è una cosa, una botta, non lo so. Mister, in attesa di sapere Filippo Folio come sta, un'ultima domanda per me. Lei prima diceva se l'anno prossimo sarò ancora io l'allenatore dell'Ischia Calcio. Cosa vuol dire? Che c'è la possibilità che mister Monti e l'Ischia si divorzino a fine stagione? No, io non lo so, dico, che significa? Poi c'è una società, a me farebbe sempre piacere restare a Ischia, però poi c'è una società che deve vedere programmi, deve decidere, bisogna valutare, ci sono tante, in quarta serie, ci sono tante di quelle situazioni, non è una questione mia, anzi io ci sto bene, quindi non ho nessun problema, dicevo per questo, però ho fatto la battuta perché ogni volta che per strada incontro Giametta mi dice sempre a voi servirebbe un mental coach. E quindi ho fatto, già, scherzo, ho, non ce la vedrei mai.
ho fatto quella battuta, isti ci manca qua, poi stiamo a posto. Insomma, abbiamo concluso con la battuta di mister Peppe Bidone Monti e credo che non ci sia conclusione migliore. Possiamo concludere il nostro collegamento live dallo stadio Enzo Mazzella di Ischia, mentre mister Peppe Bidone Monti dà qualche altra indicazione, rilascia qualche altra battuta ai colleghi, si parla della partita del Pianura. Facciamo così, anche se vi stavo già salutando, vi metto il microfono perché è interessante. L'anno scorso, diciamo, ci è andata bene nel computo delle due partite. Da lunedì che ci alleneremo vedremo di preparare questa partita sapendo che incontreremo comunque un'ottima squadra come noi, quindi voglio solo che della partita spero, perché poi un allenatore spera, però non è detto che poi succeda, che l'Ischia a Pianura si giochi la partita per 90 minuti e non solo nel secondo tempo come è successo all'andata dell'anno scorso. Grazie. Allora grazie a mister Peppe Bidone Monti, anche il commento su quella della prossima partita dell'Ischia, lo ricordo, allo stadio Simpatia di Pianura. Adesso sì che è davvero tutto, amici da casa, da parte di Alessandro Mollo, un buon proseguimento con la programmazione di Nuvola TV. Ribadisco il risultato, Ischia batte Real Forio 4-1, i gol di Saurino, Sogliuzzo, Nicola Di Meglio, l'autorete di Capuano, per il Forio invece gol di Sirabella. Ciao a tutti, al prossimo appuntamento sportivo.